Dal Vangelo secondo San Matteo, lodato a te, o Signore. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatemelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro: Per la vostra poca fede. In verità vi dico, se avreste fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati di qua e a là, e allora si sposterà e nulla vi sarà impossibile. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Il Salvatore nostro Gesù Cristo, nell'acclamazione del Vangelo, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Salmo 17, Salmo responsoriale: Ti amo, Signore, mia forza. Dalla prima lettura, dal libro del Deuteronomio: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, chiaramente, no? Cari fratelli e care sorelle, proprio così: se avete fede, nulla vi sarà impossibile, dice Gesù. In questo immenso miracolo che il Signore fa, ci fa comprendere che se non ci fosse la fede di mezzo, il miracolo non si compirebbe. È proprio grazie alla fede che avvengono questi grandi miracoli. Se non c'è la fede, non si fa nulla, cari fratelli e sorelle. Per questo che bisogna avere fede e nulla sarà impossibile. Tant'è vero che lo dice agli apostoli: perché non siamo riusciti a scacciarlo? Perché per la vostra poca fede. E se aveste avuto fede pari ad un granello di senape, direte a questo monte: sposta da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile. Sia lodato Gesù Cristo, e Ave Maria.